In genere, il visitatore che entra nella sala dedicata al Botticelli e agli Uffizi non ha bisogno di avvicinarsi al quadro in cerca di una didascalia per farsi travolgere dall'emozione di quello che ha davanti, e la stessa cosa si può dire per ogni iconico capolavoro del passato e più in generale per le arti figurative. Ma ci sono opere d'arte più moderne che ad osservatori meno esperti possono risultare di difficile comprensione, una fruizione che diventa più gratificante se l'opera è supportata da una didascalia descrittiva. Questa intuibile verità è adesso certificata da uno studio scientifico pubblicato su PLOS ONE e condotto dall'Università di Firenze nel Museo di Arte Moderna e Contemporanea Collezione Roberto Casamonti. Per la prima volta i ricercatori hanno registrato negli spettatori di opere selezionate i vari parametri biometrici, movimenti oculari, risposta pupillare, battito cardiaco, ma anche comportamentali come il tempo di visualizzazione dell'opera da parte dei visitatori nel Museo Fiorentino. I risultati, spiega Maria Michela Del Viva, docente di psicobiologia e psicologia fisiologica dell'Università di Firenze che ha guidato la ricerca, mostrano che quando viene fornita una didascalia descrittiva prima della visualizzazione dei quadri, i partecipanti spendono più tempo nell'osservazione dell'opera e i loro movimenti oculari sono diretti verso le zone descritte. Inoltre, sono state registrate reazioni cutanee e pupillari diverse in chi ha usufruito della didascalia. Insomma, pelle d'oca e occhi sgranati, segno tangibile dell'emozione che ha accompagnato la visita. E più dettagli sono forniti nella descrizione, più forti e prolungate sono le reazioni. Un messaggio per tutti i musei che vogliono cercare di attrarre un pubblico nuovo, soprattutto di non esperti.